ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i veri e originali waffle belga di Liegi, che hanno una forma molto particolare, anidodata, e dentro nascondono questo delizioso zucchero perlato molto particolare, in francese detto sucre perlé, che dona al nostro waffle una caramellizzazione perfetta nella cottura e rimangono perfettamente interi dentro l'impasto. Invece uno zucchero normale si scioglierebbe completamente. Sono croccanti fuori e morbidissimi dentro e sono veramente delle delizie. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta belga ci serviranno 250 g di farina unica gialla, 100 ml di latte tiepido fresco, 125 g di burro a temperatura ambiente, 25 g di zucchero di canna, un uovo grande, 10 g di lievito fresco, un pizzico di sale, un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon, scorza di limone ed infine 75 g di zucchero in grani. Per prima cosa prendiamo una bella boule capiente e ci versiamo dentro il nostro latte, il lievito e lo zucchero. Ora, aiutandoci con un bel frustino, mescoliamo il tutto per bene. Fatto ciò, aggiungiamo l'essenza di vaniglia . La scorza del nostro delizioso limone . Molto bene . L'uovo . E per finire la nostra farina. A questo punto mescoliamo per bene con le mani finché non otteniamo un impasto di consistenza elastica. Appena abbiamo finito di amalgamare tutti i nostri ingredienti, ora aggiungiamo il burro un pezzettino alla volta e, quando esso si sarà amalgamato per bene al nostro impasto, aggiungeremo il restante, e così finché non finiamo il nostro caro burro. Arrivati a questo punto, aggiungiamo il pizzico di sale e l'ultimo pezzettino del nostro burro. Ovviamente continuiamo a mescolare. Finiti di amalgamare tutti i nostri ingredienti, copriamo la boule con la pellicola trasparente alimentare. Poi con il canovaccio e lasciamo lievitare il tutto fino al raddoppio, ossia per circa 2 ore. E dopo 2 ore di lievitazione aggiungiamo al nostro delizioso impasto anche lo zucchero granulato. Ora mescoliamo per bene finché non diventerà un tutt'uno. Dopo aver amalgamato anche lo zucchero, ora dividiamo il nostro impasto in palline da 50 g tutte uguali. Per creare i nostri waffle è necessario avere una macchina per waffle, ossia il waffle maker. Ora noi prendiamo le nostre palline da 50 g di impasto e le mettiamo nei rispettivi stampi. Poi chiudiamo la macchina e li lasciamo cuocere per 2-3 minuti, ossia fino alla doratura. Passati 3 minuti, togliamo i nostri waffle dalla macchina. Mamma mia, che belli! E continuiamo così fino all'esaurimento del nostro impasto.
Ed ecco come si presentano i nostri waffle. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste delizie. Color nocciola, sono croccanti, dentro morbidissimi, si sente questa nota di zucchero, quello perlato, che veramente gli dà una nota super sprint che li rende spettacolari, perché hanno fatto una specie di caramello sopra e dentro ci sono ancora i cristalli, quindi veramente si sente anche un po' crunchy, come si dice all'inglese. Insomma, sono veramente buonissimi e assolutamente da provare. Vi ricordo che questi waffle si possono abbinare veramente a qualsiasi cosa, e stiamo parlando di panna, creme di nocciole, sciroppo d'acero, frutta fresca, ma anche gelati. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao ragazzi!